Parliamo di una paziente ucraina di 14 anni che è giunta alla nostra osservazione per una ferita d'arma da fuoco profonda a livello del gomito. Era una lesione che interessava l'osso, i nervi che vanno alla mano, quindi con una perdita di sostanza di osso significativa. C'era anche associato un'infezione profonda, molto importante, perché abbiamo voluto fare una serie di interventi fino alla rimozione dell'intera parte dell'omero distale e la ricostruzione con un blocco spazzatore con degli antibiotici al loro interno. Siamo riusciti a, diciamo, aver ragione di questa infezione grazie alla collaborazione di tutte, anche della malattie infettive, del Meyer, alla collaborazione dell'ospedale, e adesso l'abbiamo rioperata andando a resecare, a togliere lo spaziatore e a mettere una protesi custom con la stampante 3D. Per avere il modello abbiamo utilizzato una TAC dell'arto sano, in modo tale che abbiamo potuto costruire una protesi con la stampante 3D uguale a all'omero che era stato sacrificato. L'intervento è stato associato anche a perle antibiotate all'interno della protesi che è cava, in modo tale da poter rilasciare gli antibiotici localmente. Abbiamo anche eseguito un tempo di ricostruzione nervosa insieme al team della chirurgia della mano e microchirurgia dell'arto superiore di Careggi per poter dare, oltre alla ricostruzione dell'osso, anche una funzione motoria alla mano.